I rifiuti in mare rappresentano una vera e propria emergenza ambientale, a sottolinearlo il presidente di Lega Ambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, intervenuto stamani al Marina di Pescara nell'ambito della manifestazione Sottocosta 2019. Da uno studio che abbiamo fatto insieme, che poi sono anche i contenuti della mostra visibile qui presso la fiera, ci dicono che abbiamo una situazione complicata al pari di quella degli oceani, nel senso che la plastica ormai è presente dappertutto, soprattutto le microplastiche, che sono un problema perché entro il 2050 rischiamo addirittura di avere più plastiche che pesci in mare. Quindi l'azione deve essere decisa, determinata e l'importanza quindi di mettere in campo anche una corretta filiera nella gestione dei rifiuti, perché poi a mare finiscono i nostri rifiuti. Secondo Di Marco, il tema dei rifiuti in mare è la seconda emergenza globale ambientale dopo quella sui cambiamenti climatici. Ovviamente dobbiamo fare tutti la nostra parte e noi abbiamo da anni attivato un servizio di monitoraggio Marine Litter e Beach Litter proprio per capire i quantitativi di plastica presenti nel nostro mare, e stiamo promuovendo delle azioni anche pratiche di pulizia della spiaggia, di cambio delle abitudini degli istituti di vita dei cittadini nell'utilizzo della plastica, ma è importante anche il protocollo che abbiamo firmato a livello regionale per un Abruzzo libero dalla plastica, e quindi a breve attiveremo un'azione forte con i comuni e anche con i privati interessati, in modo da avere sempre più eventi, anche piccole sagre, che siano liberi da materiali plastici. E sempre stamani al Marina di Pescara è intervenuto anche Federico Del Prete, presidente nazionale di Lega Ambiente Bici, per inaugurare la prima stazione di e-bike in un porto turistico della nostra regione. È un'occasione, quello di Sottocosta, per parlare anche di temi ambientali e per inaugurare appunto il primo cicloporto, che sarà il primo cicloporto d'Abruzzo, volto a mettere in rete il servizio che è già esistente nella stazione centrale di Pescara, quindi sulla nostra Bike Grid Station. Questo ci permetterà di creare un primo collegamento ponte tra la stazione e il porto turistico, che potrà essere supporto anche ad eventi fieristici di questa natura, e ci aiuta ad accelerare quel processo anche di modernizzazione della mobilità sostenibile all'interno della città di Pescara.